Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi faremo un unboxing di cose prese per la casa su Temu. Allora, Temu è un mercato online. Oggi tutti conoscono questa piattaforma con prezzi molto competitivi e una vasta scelta di articoli, dalla cucina, abbigliamento, scarpe, decorazione, elettronica, insomma. Si apre un mondo. Se volete mandare indietro qualcosa, magari non vi piace, potete fare il reso. Temu vi dà 90 giorni di tempo e il reso è gratis in Italia. In più con voi posso condividere un codice sconto che vi lascio qui e poi in info box. Sconto esclusivo per ottenere 100 euro di coupon. Basta cliccare sul mio link oppure cercare il mio codice personalizzato nella barra di ricerca. I tempi di spedizione arrivano in 7 giorni. Insomma, una volta usato Temu non lo lascerete più. Vi lascio al mio video e mi raccomando, andate giù in info box. Allora ragazzi, io adesso vi mostro quello che ho preso e vi spiego un pochettino pure gli utilizzi e poi vi faccio vedere ovviamente come vengono utilizzati. Allora, per prima cosa vi voglio mostrare questo tappetino in silicone che è veramente per me è molto efficace perché comunque lo mettiamo in forno, lavabile a mano in lavastoviglie. Non si rompe, non si spezza, lo potete stringere come volete, guardate, rimane sempre perfetto. Poi vi voglio far vedere questo comodo, comodo tritatutto USB. Allora, qui abbiamo il tasto per l'accensione, ovviamente bisogna chiuderlo e per attivarlo basta schiacciare qui. Molto pratico, ovviamente per chi ha i bambini non è consigliabile quando ci sono i bambini piccoli fare utilizzare a loro queste cose perché comunque sono pericolose da mamma, lo dico. Qui c'è il filo per ricaricare, quindi non ci vogliono neanche le pile, si carica e tranquillamente avete sempre il tritatutto a portata di mano. Devo metterlo nella scatolina. Poi allora vi faccio vedere questa bella chicca è molto simpatica. Ovviamente c'è un misurino all'interno. Vi faccio vedere come la chiama mio figlio, la gallina Coccodè. Questa l'ha scelta lui perché gli piaceva la gallina, peraltro, secondo me. Ovviamente c'è sempre il manuale di istruzione. E niente, questa è fatta in questa maniera qui. Allora, aspetta che vi abbasso. È una gallina. La andiamo ad aprire. Ah, qui si mette. Aspettate. La coda. Mettiamo la cresta pure. Questa è la gallina. Qui si va a inserire un misurino di acqua. Qui c'è il porta uova, come vedete, mettete qui e poi l'andate a chiudere. È caduta la cresta di nuovo, non l'ho messa io bene. Ecco qua, e l'andate ad attaccare. Ovviamente vi faccio vedere poi l'utilizzo di questa gallinella. Vediamo se la vede Mattia. Mettiamo a posto, mettiamola qui. Poi vi faccio vedere questa spazzola che io ne avevo già tempo fa un'altra, poi nel traslupo l'ho persa, infatti come l'ho vista l'ho subito ripresa. È in gomma, guardate, ci sono delle setole per pulire, ovviamente che ne so, avete un qualcosa e andate subito a pulire, molto sbrigativa, lavabile. La potete asciugare anche con lo straccio e la tenete sempre a portata di mano in cucina. Questa ve la consiglio, è una chicca molto molto utile. È anche multiuso, ovviamente. Poi parliamo, vi faccio prima delle cose. Poi ho preso, io ce l'ho in versione rossa, adesso l'ho presa in versione nera perché la mia cucina è nera. È legno, sto cercando di fare tutti gli oggetti nero e legno ed è veramente comodissimo. Sono utensili fatti in silicone. Opla. Ed ecco qui.
Curti è bella accessoriata, ve la consiglio anche perché i prezzi sono veramente accessibili, non costano neanche tanto. Guardate quanto è bello. Adesso lo andiamo a mettere insieme. Cioè veramente fate proprio una bella figura come proprio design. A parte che ci sono un sacco di colori, quindi potete scegliere dal chiaro allo scuro, al colorato, insomma vi potete veramente divertire come volete. Temu pensa proprio a tutto, cioè, guardate quanto è bello, poi vi faccio vedere come lo vado a posizionare nella mia cucina, veramente top. Poi allora vi faccio vedere questa, ve la consiglio perché è veramente piccola e utile, come la chiamo io. Allora, è un aspirapolvere, ovviamente c'è sempre il manuale di istruzioni, bella accessoriata con un sacco di pezzi dal beccuccio, la spatolina più spazzolina per andare, che ne so, a fare nelle fessure delle finestre, utile per la macchina. Piccola, maneggevole e molto molto efficace. Guardate, qui ci sono tutti i suoi pezzi, ma la cosa, la novità qual è? Che aspira, ma è anche un soffiatore, quindi questa è proprio la comodità pazzesca. Guardate, ci ha pensato proprio a tutto, molto piccola e molto, guardate qua, piccola ma molto accessoriata. Poi ovviamente vi faccio vedere come funziona, è caricabile e qui c'è tutto il suo manuale che vi spiega tutto l'uso, come si monta, gli utilizzi, insomma molto molto efficace, io ve la consiglio. Oppure è ottima per l'asciugatrice, insomma, che dovete pulire i filtri, perché comunque con queste spazzoline si va a ficcare. Poi vi ho detto è anche un soffiatore, quindi andate tranquilli che come dico sempre io sono piccoli e molto efficaci. Poi per il make up non potevo non prenderlo, come l'ho visto me ne sono veramente innamorata, ragazzi, veramente non vedo l'ora di andarlo a mettere nel mio bagno. E voilà, a parte che è molto molto igienico, perché se noi pensiamo ai pennelli belli rinchiusi che non prendono la polvere, e poi guardate qua, girevole, quindi è proprio una, a parte il design è molto bello, io l'ho preso di questo colore, ovviamente ce ne sono tantissimi, però potete mettere, che ne so, il mascara, pennelli, rossettini, luci da labbra, si apre e potete scegliere e si chiude e voilà, bello, non vedo l'ora di andarlo a posizionare nel mio bagno. Allora, poi vi faccio vedere questa luce, che oramai secondo me queste lucette a LED sono una salvezza veramente. Io l'ho presa di questa misura, ma ovviamente ce ne sono tante di misure, io l'ho presa piccola perché serviva piccola e quindi la sono andata a prendere. Allora troviamo queste calamiti per andarla ad attaccare, ovviamente c'è l'adesivo e quindi possiamo andarla a posizionare come vogliamo. E questa è la lampadina, io ovviamente dopo vi faccio vedere dove le vado a posizionare. Comunque questa è la lampada LED, ovviamente una volta scaricata andate semplicemente a caricare con il cavetto, quindi non abbiamo queste batterie da cambiare che si scaricano, ma semplicemente si carica con il cavetto USB. E vi ricordo che ci sono tante misure e tante colorazioni di luce, da luce calda, luce fredda, insomma, ecco perché vi ho detto, Timu pensa veramente a tutto. Aspettate, vi abbasso un pochettino, ecco qua, cioè, mi vedo la testa a metà. Allora, Alessia Mattia, allora,
Poi vi faccio vedere Alessia e Mattia. Poi vi faccio vedere allora, molto molto utile, specialmente per chi ha il piano a induzione. Questa era una cosa che cercavo da un po' di tempo e come l'ho vista me la sono subito accaparrata. Allora vi mostro questa piastra per piano a induzione. Ovviamente sono tanti gli usi: piano induzione, piano elettrico, fornello a gas, insomma, lavabile in lavastoviglie, c'ha tante di quelle funzioni. Vi arriva in questa maniera, ben sempre imballata. A cosa serve? Si può utilizzare in tante maniere. Questo me lo devo far attaccare, devo prendere il cacciavite. Allora, qui è un, lo potete mettere le uova, hamburger, i pancake, perché questa è una griglia per, proprio per i pancake, una pentola proprio adatta per pancake, hamburger, insomma, potete fare quello che volete, sinceramente. Abbiamo quattro forme, ovviamente il cerchio, e potete divertirvi come volete. Per le cose, per fare un'ottima colazione, è veramente top. Io ve le consiglio. Poi l'ultima chicca che vi faccio vedere è questo termometro, un cucchiaio elettrico digitale. Ovviamente stanno già le batterie, si accende, che ne so, dovete andare a prendere il riso, dovete prendere la qualsiasi così semidichia, io che faccio tanto i porridge, mi vado sempre a misurare l'avena, i fiocchi d'avena, i semi di chia, riso, pastina per i bambini che quando fa le pastine, insomma, comunque sia, ha la bilancia integrata qui all'interno, quindi è una salvezza, senza che prendete la bilancia, andate a misurare con il cucchiaio, andate semplicemente a misurare. Quindi questa ve la consiglio, come dico io sempre, le cose piccole sono sempre molto efficaci. Niente, vi mostro nel video come vado ad utilizzare tutti questi miei accessori e niente, io intanto vi lascio al mio video che continua. Allora, questa è la cuoci uova. Io già l'ho lavata, adesso vi faccio vedere come funziona. Andiamo ad attaccare la spina, apriamo e posizioniamo le uova. Qui ci andiamo a mettere l'acqua, cioè bisogna mettere prima l'acqua, io ho fatto l'incontrario. Andiamo ad accendere. Questo è il porta mestoli, guardate quanto è carino, già lavato, e lo vado a posizionare qui. Andiamo a vedere come si utilizza questo tritino. Ho acceso. Nel frattempo qui si sente il rumore che stanno cuocendo le uova e vado. Nel frattempo, guardate come si vede il vapore che esce, non so se riuscite a vedere. Comunque esce il vapore dalla gallinella. Guardate, metto in controluce così. Stanno finendo di cuocere. Adesso vi vado a mostrare l'aspirapolvere che vi ho... Ah no, visto che sto già qui in cucina, vi faccio vedere
questo cucchiaio, io devo misurare già il riso per pranzo, me lo vado già a mettere nella ciotola, così ho già il riso misurato e vado solo a metterlo nell'acqua quando è pronto. Allora, faccio vedere. Ok, allora adesso vi faccio vedere come funziona questa qui. Allora, qui ovviamente si possono fare le crepe, i mini pancake, scusate, vabbè, potete anche fare in versione piccola i pancake, perché veramente è multiuso. Io invece oggi vado a fare dei mini hamburger, perché questa qua è efficace per fare tante di quelle cose, poi specialmente avendo i bambini, vederlo in piccole dimensioni meglio ancora. Quindi per me, io già l'ho usata e per me è stata una salvezza. Vi dico solamente questo: mi sono mangiata addirittura i tortini di verdura, quindi per me è veramente una salvezza. Che faccio? Vado a dare una spruzzata d'olio, potete anche usare lo staccante, burro, cioè quello che vi piace. Io vado a mettere una spruzzata d'olio così. Questo anche su Timon, però l'ho presi l'altra volta, e vado a mettere gli hamburger. Questa è un'idea per i bambini. Quando faccio questa cosa qui, che sto testando veramente, fare i pranzi per i bambini è diventata una cosa molto molto facile. Accendiamo e li facciamo qua, cioè vi faccio vedere come vengono. Allora, non vi dovete preoccupare, perché una volta cotte le uova la gallinella si va a spegnere da sola, quindi adesso andiamo ad aprire. E le uova sono fatte, attenzione a non bruciarvi, che bruciano tantissimo. Dopo le andiamo ad aprire e vi faccio vedere come sono venute cotte. Io mi metto di lato, perché sennò devo stare sempre a spostare sto telefono. Nel frattempo i mini hamburger si stanno cuocendo. Ora vi faccio vedere gli altri utilizzi, perché mi sono arrivati l'aspirapolvere, il portatrucco, insomma, ragazzi. A me questa padella veramente me ne sono innamorata, perché mi ha salvato la vita la padella. E mo andiamo a provare pure l'aspirapolvere. Questa è un'altra mano dal cielo.
Allora, come dico io sempre, le cose piccole sono veramente potenti. Ho messo il sale, vi ho fatto vedere come ha aspirato, e in mezzo ai rintagli della finestra, cioè ha aspirato veramente anche il granello più piccolo. Poi ovviamente ci sono varie spazzoline, quindi potete andare a pulire molto molto meglio. Io vabbè, vi sto facendo vedere gli utilizzi, però poi più in là vi farò vedere dei video quando vado a pulire, che ne so, nella macchina, vi faccio vedere altri utilizzi. E già adesso vi faccio vedere il tappetino, questo qua in silicone, e vado a preparare un qualcosa che vado a infornare. E allora, dopo avervi fatto vedere tutti gli utilizzi che ho preso da Timo, io vi lascio, vi ricordo sempre il mio codice sconto, vi lascio nell'info box e il primo commento, quindi non vi potete sbagliare. Sono molto contenta perché sono accessori molto funzionali, come vi ho detto anche in altri video, io quando metto la faccia è perché sono prodotti molto molto validi. Sapete, Timo è una piattaforma online, ma c'è veramente un mondo, trovate ogni cosa. E niente, allora io vi lascio, vi ricordo che mi trovate su Instagram come Lucri Home, su TikTok anche con lo stesso nome, Lucri Home. Io vi do un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!